Buonasera a tutti amici e fratelli rosa-nero, amici in generale di YouTube. Come promesso, durante la pausa del lavoro parleremo del calendario di Serie C che è stato stilato oggi pomeriggio alle ore 17. Partiamo subito. Intanto il campionato inizia giorno 27 settembre, quindi domenica 27. L'orario ancora non c'è scritto su tutto campo, però dovrebbe essere alle ore 15 al solito, magari per ora lo fanno alle 18 visto le temperature, ma io penso che si giocherà alle 15. Allora, con chi inizia il Palermo? L'esordio del Palermo in Serie C è fuori casa contro il Teramo, la seconda di campionato in casa, ovviamente contro il Potenza. Alla terza giornata dobbiamo andare in trasferta fino in Umbria per giocare Ternana-Palermo. Quarta giornata, già big match Palermo-Avellino. Alla quinta giornata X, che sappiamo che rappresenta o Foggia o Bisceglie, perché sono state ripescate e hanno 10 giorni di tempo per iscriversi al campionato. Quindi dovrebbe essere Foggia-Palermo. Se dovesse essere Foggia-Palermo, stiamo parlando del secondo big match consecutivo. Sesta giornata, Palermo-Turris. Settima giornata, si va in trasferta in Calabria per Catanzaro-Palermo. Ottava giornata, Palermo-Viterbese. E la nona giornata, giorno 8 novembre, appuntatevi questa data. Io già farò richiesta almeno un mese prima per avere la giornata di riposo, perché alla nona giornata torna il derby più caldo di Sicilia, torna Palermo-Catania. E l'andata l'8 novembre la giochiamo in casa, quindi io farò la richiesta perché questa partita non me la posso assolutamente perdere. Alla decima giornata, altro big match fuori casa, si va in Campania, si va a giocare contro la Juve Stabia. Undicesima giornata, si gioca Palermo-Paganese. Alla dodicesima giornata c'è il secondo derby di Sicilia, stavolta in trasferta, si va a Trapani, quindi vicino casa, a 90 km, per giocare Trapani-Palermo. Tredicesima giornata, Palermo-Monopoli, quindi si va in Puglia. Quattordicesima giornata, Y-Palermo, quindi dovrebbe essere di nuovo o Foggia o Bisceglie. O è Foggia o è Bisceglie, comunque siamo là. Quindicesima giornata di campionato, si sta avvicinando la fine del campionato. Alla quindicesima giornata ci sarà Palermo-Casertana. Alla sedicesima giornata, Vibonese-Palermo. E attenzione, alla diciassettesima giornata, quindi terz'ultima giornata di campionato, si giocherà Palermo-Bari, quindi ovviamente il ritorno sarà Bari-Palermo, lo giocheremo fuori casa, quindi sarà una partita che potrebbe decidere le sorti del primo, secondo, terzo posto, ma soprattutto del primo e secondo posto, perché Palermo-Bari insieme a Foggia e qualche altra sono le squadre favorite, quindi terz'ultima giornata potrebbe essere una partita veramente fondamentale per lo scudetto, anzi Bari-Palermo al ritorno. Diciottesima giornata, Cavese-Palermo, e si chiude il campionato sempre fuori casa perché è la diciannovesima, quindi l'andata è Palermo-Virtus-Francavilla, quindi finiamo il campionato fuori casa, Virtus-Francavilla-Palermo. Ragazzi, questo è il calendario, me lo sono segnato ovviamente perché mica le potevo sapere a memoria, quindi segnatevi queste date. L'8 novembre per Palermo-Catania, poi abbiamo importante Trapani-Palermo e poi alla diciassettesima Palermo-Bari. Ovviamente c'è anche Juve Stabia-Palermo, ovviamente c'è anche Palermo-Avellino, ma quella che a noi interessa di più, quelle che a noi premono di più sono Palermo-Catania e Palermo, anzi sì, è Palermo-Bari. Ragazzi, io sul calendario non ho altro da dire, vediamo come va nel frattempo il mercato in questi giorni, appena cambierà qualcosa facciamo il video per le novità, aspettando il 27 settembre per vedere insieme la prima partita del Palermo del campionato di Serie C. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero, nel bene e nel male, sempre Forza Palermo!